Sei un passo dal suicidio. Migra, mi tocca i coglioni. Parla con te, cazzo. Mi toccassi i coglioni, che bingo. Basta, obiettivo raggiunto, 600 in banca. Vaffanculo, io sono a posto così. Vai, vai a fare in culo allora, vai, vattene a fare in culo. Hai rotto il cazzo tutto il giorno, no, tutto il giorno bene. Che ti lamenti, via. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video epico, perché Marco PT per la prima volta parteciperà a una gara di powerlifting Raw qui a Roma, al Palla Torino. Torino con due R. Si chiama Palla Torino. Ma non siamo a Torino, infatti. Torino, ho detto. Siamo appena iniziati, già rompicoglioni. Marco gareggerà per la prima volta in vita sua, non ha mai fatto una gara in vita sua. Powerlifting, che di pesistica ne ha fatte decine, l'ultima ha fatto in nazionale. E poi ti sei strappato il pettorale, la storia la sappiamo già. Da quel giorno Marco ha messo la cintura al chiodo, non che l'avesse mai messa. Ma la pesistica la mettevo comunque. È la pesistica che esiste, la pesistica quella vera. Sì, sì, adesso facciamo però lo sport per gli uomini, powerlifting. Oggi farà squat, panca, stacco, seguiti da me, in pedana, con pesi, power gear. Quindi quello che Marco faceva a casa, oggi lo dovrà portare in pedana con il suo metodo bulgaro, giusto? Sei allenato bulgaro, no? Sì. Come ti senti, Marco? Pronto per questa esperienza? Non me ne frega niente, mi sono allenato come sempre, non ho fatto cicli di specializzazione per il powerlifting, il mio obiettivo di oggi è 600 kg e questo è quanto. Sei contento di partecipare a questo evento? No, io ho dei brutti ricordi per l'agonismo, speravo anche di esorcizzare questa cosa, ma non ho un bel ricordo delle gare. Come sempre Marco è di buon umore, quindi adesso ci vediamo dentro. Siamo in zona di scaldamento, adesso Marco farà tutto il ramping. Ovviamente l'entrata è 180, giusto? Sì. Un po' bassina rispetto a quello che mi ricordo io. Però ci sta, prima volta. Facciamo 70, 120, 150. 140, 160. Giusto per vedere un po' come stai messo, perché io non ti vedo, non ti alleno, ricordiamolo. Si allena da solo. Poi metteremo le ginocchiere e la cinta SBD che gli presterò io. Giusto. Si va in scena. Low bar? Fanne una tripla, non fare solo singolo, scaldati bene. Scendi un po' di più. Non così. Mi scaldo. Ma stai facendo weightlifting. Marco, questa è una gara di powerlifting, non è una gara di weightlifting. Sto scaldando. Vabbè, anche le ginocchia. Stai solo scaldando? Buongiorno, per educazione insegniamo a Mingo che quando scarica un peso lo deve ricaricare, come ha detto che farà. No, ci bisogna di fare la valletta però, eh. Come no? Io, caro, lo faccio. Cerca di guadagnare un po' di apparenza. Caro, sono cantante lirica, ma lo sanno tutti. Non lo sapevo. Quindi no, me le stai cantando? Non mi stupisce, me le stai non cantando? So se segui il mondo della me le canti e me le suoni? Classica, no, cose. Immaginavo che non conoscessi queste cose. Devo ricaricare i dischi. Tu oggi combatti con Marco PT? Sì, sì. Riesci a batterlo? Spero proprio di sì, se no smetto. Cioè. Okay. Allora, 120, facciamo una doppia, massimo tripla. Scendi Marco, sei parallelo. Ok, un'altra. Bene. Ti abboggi un pochino in anca. Cerca di scendere con i quadri. Momento magico in cui metto le ginocchiere a Marco. Sa quanto è contrario a questa roba, no? Pigi dentro. Fallo passare. Cioè, non lo ribaltare però. Occhio. Botta secca verso l'alto. Vai. Gamba tesa. Tira ancora. Oh, ok. Ci verrà una doccia dopo. Cerca di far passare quest'aria qua dietro. Ok. Allora qua sotto. Vai. Stendi la. Tira su. Full. 160. Su. Fermo. Ok, 170 prima di entrare in pedana. Squat! 120 kg. Su! Marco, questo è il tuo battesimo del fuoco. Come ti senti? Abbastanza bene. Come hai sentito a 170? Piuttosto facile, ti punto a fare 200 in terza. Anzi, sei emozionato prima di entrare? Sono solo preoccupato di non farmi male. Io sarò con te assistente, non ti preoccupare. È sceso poco, ho dovuto mettere 190 perché l'ha fatti facili, ma è sceso poco. Lui fa front squat, dovrebbe capire che si fa sotto il parallelo, no? Ma lo rompo il culo, gli rompo. Io capisco l'emozione, ma puttana Eva, la prima prova già non me ne si fatta nulla. Scendi, se ti dico su risali, ma tu scendi. Ok. Cioè il front come lo fai? Schiacciato. E allora fai un po' più giù, no? Poi ho messo 190, eh? Non facciamo fuori gara, eh? Di solito quando si fa una prima prova nulla, per non rischiare si richiama lo stesso peso. Stiamo qui a giocare, no? Con 180. Cioè Marco tecnicamente, per come l'ho visto, vale 210. Quindi vorrei fargli fare 190 e poi gli chiamo 200. 100, 205, ora vediamo, gli domando come li fa questi. Magari un po' l'emozione, sai, prima volta. Devi rifarli, scendi Marco. Tu scendi, ti dico su, per dire che stai andando troppo giù, ok? Ancora. Su. Fermo.
l'entrata, infatti, hai fatto l'entrata. Com'era facile, no? Quanto chiamo? 200. Io chiamo 200, ma poi di stacco mi devi fare tanto, eh. Ti stai trattenendo troppo. Poi tu l'hai chiamato allora? 205. Lo dicono tutti che ho la voce e il sorriso di Celentano. Ma che hai fatto una vaglia, stai più tranquillo? Sì. Sei in gara adesso? Sì. Devi accendere. Sì, non è che sono in guerra adesso. Sì, è una guerra qua. In effetti l'ultima volta che ho gareggiato, in effetti mi è costata una mutilazione, quindi sì, adesso 205, ti ho messo 5 kg in più. Per me hai 210. No, non è manco penso, grindata questa. Penso. E che fa, la fallisci? Io ci provo, ma non garantisco un cazzo. Ho detto alla ragazza se si ricorda di chiamarti Marco Pitti. No. Non ti chiameranno Cagali? No, mi dissocio. Dire che il mio cognome va benissimo. Andrà contro il regolamento? Per te, solo per te. Allora sono costretto a farli. Sono costretto esatto, a farli. Onora lì. Onora la ragazza che sacrifica il lavoro per me. Ah, che bella ragazza, tra l'altro. Valentina, presenti. No, ma io ormai sono fuori da ogni vortice erotico. Sbaglio, dai! Bravo, stato bravo. Aspetta, quasi fermo. Ma Marco, com'è stato questi 205? Ma pensavo peggio, avevi ragione, Mingo. C'avevi 210, eh? Bella chiamata. Comunque adesso riposati, adesso dobbiamo riscattare il pettorale strappato 20 anni fa. Molto importante. Dobbiamo fare almeno 150 di panca. Sto fermo. Mi ora riposo, fatti uno spizz... No, cioè... Cazzo, Mingo, mi fai passare per un alcolista. Passiamo in Italia, no? Ah, sì. E quindi? Però siamo anche in gara, eh. Niente. Quindi niente. Siamo un po' in ritardo, 100 kg per Marco. Vai. Via. Marco, magnesite sulla schiena. Sì, sì, whatever it works. Siamo. Sei Cagali, oggi sei Marco PT. Mi raccomando, Marco, allora, via, press, rec. Via, press, rec. Facciamo cazzate come lo squat. È la ragazza qui, la nera, secondo me, gli hai fatto qualcosa, di la verità. No, sai che ce l'ha con te, perché sai che gareggio per te, allora. Ho più nemici io che te, effettivamente. Io tengo i piedi attaccati, palloni a terra. Suola, senti, fanno aspettare troppo. Panca. Qualcosa non quadra, può essere che non hai il braccio ben steso o il tallone un po' alzato. Ma tu comunque, qua sono molto, molto. Sempre belle notizie, insomma, dai. Sempre belle notizie. Momento della verità, Marco, riscattiamo il pettorale adesso, strappato. Ci provo. Come Rocky Stallone, io ci provo, no? Diventare esatto. Il ring. Via press rec. Tre comandi, semplicissimo. Via press rec. Vai. Niente touch and go, eh? Aspetta i comandi. Fermo lì, fermo lì. Un po' sofferta, eh? Ci chiamo 55. Va bene. Marco PT. Adesso l'obiettivo è non rompersi il lato pettorale, quello sano. Ma come l'hai sentita? Pesanti, duri, il riscaldamento era molto sì, denso. Sì, mi ha fatto sembrare un po' troppo frettoloso. Mo' ti accendi però, dai. Speriamo. 55 li puoi fare, 60 dubbia. Poi proviamo. Io mi sono allenato con cazzi miei sto giro però. E quindi? E quindi se li faccio non sono mica tuoi. Fai 112.000 riprese, non puoi non fare 160 di panca. 114 ho fatto in 114. 110 video corso, 114 da Michele Ravelli che saluto, 112.5 dalla mia palestra. Che cazzo è Michele Power Ravelli? Gear. Ah, powerlifter anche lui. E lo sfruttare il mio canale per salutare tua nonna. No, vai, si allena ad Adriano Stabile. Sti cazzi. Sti cazzi. Sti cazzi. Ha parlato l'oracolo qua. Domingo Poliani devi salutare, quello che ti ha portato qui, che ti ha reso quello che sei. Come, scusa? No, hai ragione, Domingo. È tutto tuo, tutto gira intorno a te, sempre e comunque, Domingo. Che il powerlifter l'hai inventato tu. Cioè, il power, cioè tu, toccandoci i coglioni, morissi oggi. Il powerlifter perderebbe una colonna portante, capito? Grazie, Marco, l'apprezzo molto. Allora, Marco è pronto, caldo. Sì, sono pronto, sono caldo. Hai mangiato qualcosa prima, dopo lo stuoto? Sì, mitici tarallini che mi ha dato Saverio. Un spritz, un Campari? Niente? No, questa è una cambiale che ha 20 anni. Certe cambiali vanno saldate. E quando le devi saldare, meglio essere lucidi. Saldare in che senso? Il saldatore lì che fa... Ha detto la ragazza, la bionda, che ti chiamerà Marco PT se farai questa qua dopo. Dopo questa ti chiamerà Marco PT. Marco, cattivo, eh? Via press rec, via press rec. Non fa male, non fa male. Dai, che sei mondo visione. Sette comandi. Vai, 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 spingi, spingi. Fermo lì. Fermo lì. Grande. Andiamo. Sei vali, bravo. Siamo 160, eh? Non li fai, ma li proviamo, dai. Proviamoli, per il sangue della gente che ti segue.
Marco, momento della verità, 160, mi hai promesso il Valhalla se te li faccio fare, eh? Vediamo, io ci provo. Bravo, vai. Pensa che è la military, grindala. Dai, dai, molla, molla, molla. Ci hai provato. C'è una 7 non li facevi però. Ti accotti 155, non ne avevi più. No, ma anche se fossi in stato fresco non li avevo comunque. Poi fermi a 60, devono ancora. Comunque l'hai fatto in gara, per la prima volta 155. Allora, l'ultima gara di panca che ho fatto feci 115 e mi strappai a 117. A 40 anni ho fatto 40 kg in più. 40 è il numero ricorrente. Sì, sì, sono. Giudicata valida da tre giudici della FPL. Inflessibili, sì, sì. Non ti può togliere nessuno questo titolo. Sì, sì, no, complimenti alla giuria finora perché devo dire che hanno veramente concesso zero falli, zero irregolarità. Bene, adesso ci aspetta lo stacco, direi. Sì, adesso ti puoi rilassare, mangiati qualcosina, magari zuccherato, giusto sì, per un po' di zucchero. Lo stacco sarà un... Adesso comincia il bello, eh. Sì, nella pedana sono più magari nel mio mondo, vengo dalla pesistica, esatto. Quindi niente spot, niente bilancieri sospesi. Sei tu contro Newton, Newton. Tu contro la gravità. Buttiamo giù Newton. Sì, sarà dura, però come dico sempre ci provo. Iniziamo riscaldamento, ristacco. Marco rigorosamente sumo perché è contro il regular, che fa venire le ernie, è pericoloso, giusto? No, se non lo tiene bene, no. Io però non lo tengo. Adesso bene. È uno... se uno lo tiene bene. No, no, che e tanto... che fine ha fatto la statistica infortuni adesso? No, sono polemiche inutili, sono stanco. Oh, finalmente abbracciamo i due mondi. Anzi, guarda, stacco regular anche io, guarda. No, rischiare, non rischiare. Uncinata. Comunque, se provassi a stare un po' più chiuso, allungheresti la leva, ma sei troppo in testa. Avvicini il bacino, vero, vero. Non stare così. Sì. Vero. Stiamo 120, andiamo a fare la prova? Rilassa sopra, non ci pensare. Pancia dura, allungati. Un po' troppo ancora chiuso, eh? Minchia. No, non stare troppo. No, mio Dio, no, un po' troppo. Non devi stare a canada. Non fare lo stacco pescarese. Stai normale. No, così a cane che cane. È normale, sono così. Vabbè, dai, tutti 120, su. Ah, cazzo. Ah, oh, qua è pericolosissimo, eh. Attenzione, ci vado dalla pedana. Devi fermarla. Questo succede quando non si prendono le pedane Power Gear con il reticolo. 3 minuti inizio gara. Come? 3 minuti inizio gara. Oh, cazzo, brighiamoci un po'. Giù! Ehi, che è successo? Occhio, questo è nullo, eh! Devo aspettare i tuoi comandi anche qua. No, hai fatto così, sembrava che avessi rinculo. No, no, io pensavo l'avessi mollato tu. Ah, non pensavo ci fossero i comandi tuoi. No, no, siamo in compagnia di Lorenzo Di Giuseppe. Sentirete parlare di lui nel prossimo Amarcord. Giusto? No. Non spoileriamo la trama. Sarà un bel complotto. A me sono passati 5 anni. Dunque, ricordati di dire che fui denominato atleta tutto rotto, lo sai anche te, e poi vinsi la FIBL. Questa citazione la capirà qualcun altro. Ma questa cintura l'ho preso i coglioni, però. Tu mettiti la cintura e poi qua vediamo, dai. 200 kg. Giù. Marco, non parlare con il nemico, sono i tuoi avversari loro. No, ho fatto i complimenti. Alla faccia ragazza, come ha fatto? Complimenti? Io gli ho fatto i complimenti. Vero? Ho chiesto che glielo avessi insegnato. Domingo Poliandro. Sono io. Certo. Ma ha detto Yuri Belkin, però va bene. Una figura, ma. No, chi è questo? Ecco Yuri Belkin. No, Poliandro. Si chiama partenza fuori tiro, roba mia. Sì. Non proprio fuori tiro, ma va bene, più un incastro dall'alto, ma va bene, dai, fuori tiro, fuori tiro. Com'era? Ah no, quella, scusa, era del tuo allenatore, che forse la prende dopo. Come si chiama? Si chiama? Manuele Caratelli. Manuele Caratelli. Sì. Anche lui ce l'ha con te, rompe il cazzo a me. Certo. Ah, no, certo. A te non ti rompe il cazzo nessuno. Anche il giudice ti guardava un po'. La ragazza ti guardava male. No, non è la figlia della corva nera. La figlia della corva nera. La famosa la giudice. La corva nera è quella che ti ha fermato 2 secondi. Ne ho 7 davanti, mi ha detto Adam. Ne ho 7 davanti, mi ha detto. Chi è Adam? Lui. Chi è lui? Adam ti chiami? Il cameraman. Ah, il cameraman. Chi ha fatto il cameraman? No, mi ha detto che ne ho 7 davanti. Ne ho 7 davanti, mi ha detto. Allora, mettili sotto tutti quanti. Giù. Un po' al limite, eh? Mi raccomando Marco, c'è solo questa, eh? Non me li cannare per favore. Verticalizza bene, chiudi e aspetta il giù dell'arbitro. Quando lo appoggi non lo lasciare, appoggialo con le mani chiuse. Buttalo giù ma con le mani chiuse, poi le apri. Perché rosso? Che è successo? Ha mollato le mani. Ma porca puttana, ho detto di non aprire le mani. No, ho detto 2,50, oh, è nulla. Hai aperto le mani quando l'hai appoggiato, ho detto lasciale chiuse. Allora Marco ha preso un nullo perché quando ha appoggiato il bilanciere ha aperto le mani. Non è niente di grave, però è come se avesse perso il bilanciere, no? Purtroppo è così. Comunque 2,40 li ho fatti facili, posso far di più. Ma io non rischio Marco. Non rischiamo. Non rischio. Spingiamo in terza? Sì, in terza spariamo quello che serve, 260, 270. Sì, sì, sì. Okay. 260, Ford 260 chiamerei più che altro. Ok. O basta che mi fai valida questa. Sì.
va bene. Okay. Mi fai sempre venire i colpi al cuore, ogni prima nulla. Ragazzi, brivido delle gare, cazzo devo dirti. Mi raccomando, falli bene e appoggiali piano. Dai, fai questa e sei in gara. Vai, apri le mani, dai. Posso. La puoi fare, la puoi anche buttare giù, portami che non apri le mani, ok? Peccato che abbiamo buttato una chiamata per niente, adesso 260? Vuoi provare o 250? Come li senti? Dai, ce ne sono una chiamata sola. 260, dai. Abbiamo chiamato 260 kg, un numero che Marco ha fatto tante volte a casa. 250 li può fare, ma voglio tornare con un bel numero. Se li fa sono 6,20. Se no, sempre sono rosso, quello di capelli. È quella sempre rosso, cioè adesso la mestruazione. È il momento della verità, eh? 260 li hai già fatti a casa. Non fa male, non fa male! Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male. Comando. Come li appoggi? Peccato per la prima prova, devo fare anche di più. Lo so, ma adesso dai tutto. Dai questo e chiudiamo a 6,20. Dai, 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 Bianca, Bianca! Sì! Siamo! Grande! Bravo, Marco! Mi fai dannare, mi fai! Avete il brivido, dov'era? Se no. Hai visto il brivido? L'ho fatto apposta, era tutto calcolato. Che stronzo! Lo squat, lo stato, andiamo a vedere il totale di Marco, vieni, vieni, vieni con me. Nono, quindi non sei ultimo, con 6,20. Considera che per il podio sono 6,50, quindi non sei tanto indietro, eh? E sei master 1 poi, ricordatelo, tanta roba. Con questo si conclude la gara di Marco PT e di Saverio Botti, che ha fatto terzo posto, primo podio della sua vita. Bella roba, Save, come si sente? Bello, bello, contento perché dopo la gara di Chiavari mi è rimasto un po'. Quanto hai fatto? 2,35 di squat, 137 di panca e 2,82 di stacco. Poi dicono, ma Poliani già tre di forti, c'è solo Meloncelli, eccone un altro. Io volevo 600, mi sono preso 600 con gli interessi. 20, sono il, giustamente il risarcimento danni per quello che hai subito. Sei contento della gara? Sì, sì, oltre alle mie più rose previsioni. Sei contento di come ti ho assistito? Sì, ottimo lavoro. Adesso nessuno potrà più dire nulla sulle tue esecuzioni, sui tuoi... No, che prima me ne sbattessi i coglioni, però adesso è ufficiale, timbrato. Ok, Save, come ben sai, c'è una regola. Prima medaglia di ogni allievo, come lo Lewis, prima notti, spetta al coach. Ecco fuori. La devo portare a casa adesso. Te me la prendo io, se permetti. La prossima andrà meglio, dai. Comunque ti lascio questa, comunque. A testa che... Importante partecipare. Grazie per la partecipazione. Grazie dell'assistenza. Mi hai fatto un po' dannare, ma alla fine mi hai fatto sognare. Sì, sì, sì. Quel brivido di suspense te l'ho dato due volte. In squat e in stacco. E anche ieri sera a camera da letto, eh. Che cazzo dici? Sei stato bravo a leggere squat e lo stacco per le alzate. Ma sai quante chiamate io vedo tutti i giorni? No, sì. Poi quindi... in panca invece ho beccato bene in panca. 60 non è vero. Il podista lui, complimenti. Grande stacco. Volevo 600, quello mi sono preso. Ci tengo a ringraziare la società Fiat per l'ottima organizzazione della gara, per averci dato una mano anche per le riprese, perché diciamo che non si potevano fare. Non si può entrare, insomma. Se lo fai per tutti, lo fai per tutti. Se per uno, non è che lo puoi fare per cagare. E allora non lo puoi fare neanche per questo. Vai lì e fai la foto da là. Perché c'era lo streaming, c'era il fotografo a pagamento. E quindi grazie Giovanni Alessandro, a tutta la equipe, che è Valentina Presenti, per averci concesso questa terna arbitrale, severissimi, ma giusti. Grazie anche alla Valentina Presenti per il Marco PT dedicato tutte le volte. Non che abbia un debole per te, sei chiaro? No, eh? Grazie a me. Che... almeno questa concedimela. No, no, cioè, te le pigli tutte tu le donne, cioè lasciami qualcosa. Sì, sì, infatti. Se volete ancora che Marco PT faccia un'altra gara, magari stavolta circuito FPL, lasciate un commento, ditemi cosa pensate della gara, iscrivetevi al canale, mettete un like. 3.000 like e Marco va in FPL a rompere il cazzo a tutti i Master 1 in 105. 3.000 like almeno. Tanto cazzo, vado. Sei un passo dal suicidio. Minchia, mi tocco i coglioni. Parla con te, cazzo. Ti toccassi i coglioni, ti bingo. Basta, obiettivo raggiunto, 600 in banca. Vaffanculo, io sono a posto così. Bella, vai a fare in culo allora, vai, vattene a fare in culo. Hai rotto il cazzo tutto il giorno, tutto il giorno che ti lamenti. Via, mandata Gian. Ah, bene, ho vinto. Ha vinto il figlio di puttana. Madonna santa, come ho fatto tutto a vincere? Maiale. È stata una bella gara. Solo perché non ha gareggiato. Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Anche perché hai vinto tu l'altra, toccava a me questa. Vale quando gareggi, non gareggio. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo.
però non è funzionale al carico 1 RM.